formazione musicale nasce una decina di anni fa, più o meno ai tempi in cui eravamo ancora al liceo. E tutto nasce da me, da mio fratello Giuseppe, che fa parte ancora della formazione attuale. E abbiamo iniziato a suonare, diciamo, appunto nei licei, nel liceo di Torre Maggiore, è partito tutto da qui, e poi man mano, appunto, tramite gli spettacoli, le creatività, abbiamo suonato anche un po' nei vari licei. Abbiamo cambiato svariate formazioni e nomi da allora, e quello che ci ha tenuto sempre legati ovviamente è la passione per la musica, che non abbiamo mai potuto abbandonare, proprio perché fa parte di noi. Quindi da lì poi abbiamo pensato di portarlo avanti fino a che l'anno scorso ci siamo appunto rincontrati, perché io mi sono laureato, sono tornato qui a Torre Maggiore da Roma, e appunto non potendo fare a meno della musica ci siamo detti: Giuseppe, ma perché non rimetterci a suonare con la vecchia band? E quindi abbiamo cominciato a richiamare, che ne so, Lorenzo D'Amico, che è il trombettista, appunto mio fratello, ci siamo messi, e ci mancava però l'elemento voce, e qui è subentrata appunto subito Clizia Spinelli, e in più è venuto meno in quel momento un nostro membro, perché aveva altri impegni, e quindi abbiamo trovato un altro batterista, che è Federico Biancone, fa parte dell'attuale formazione. Da lì abbiamo cominciato a risuonare tutti i nostri brani, perché noi siamo nati come cover band, quindi abbiamo ricominciato a prendere in mano cover musicali, quindi strumentali, come Rock Fort Rock degli Scatalites, e qualcosa di Roy Paci, qualcosa dei Blue Beaters, e da lì poi ci siamo detti: ma perché non fare qualcosa di nostro? Anche perché negli anni in cui sono stato a Roma ho scritto dei brani che in realtà erano solo delle pagine bianche con su scritto qualcosa in nero, poi mandandole a mio fratello ci siamo detti: dai, musichiamo, abbiamo musicato qualcosa, e da lì poi li abbiamo riproposti al gruppo e sono venuti fuori dei brani, tra cui quello appunto Stay With Me, che è appena uscito proprio ieri fresco. Quando la musica sale, scolpisce un disegno dentro il cuore, non la posso più fermare, è un'energia che batte come i raggi del sole. Se prendi la mia mano si può andare lontano e niente ci può fermare. Chiudi gli occhi e non pensare, continua a camminare, a casa per se la giocare, come un tuono quando fuori piove, il destino è segnato già. A lui dedico questa canzone e tutto quello che porterà. Perché non fare proprio un album intero? Dall'album intero abbiamo detto: iniziamo a fare i piccoli passi uno alla volta, e quindi abbiamo deciso di registrare proprio a marzo-aprile di quest'anno. Abbiamo iniziato a registrare presso l'ex carcere di Apricena, insieme ad Enzo Bedre, appunto, che è stato il nostro curatore dei suoni. Abbiamo registrato proprio lì all'interno dell'ex carcere il nostro primo brano, che è questo Stay With Me. Ci abbiamo messo all'incirca un paio di settimane a registrare il tutto, più ovviamente il lavoro di mixaggio e di mastering che poi ha dovuto fare il nostro amico Enzo di Apricena. E in seguito, appunto, anzi allo stesso tempo, abbiamo deciso di girare anche un video, che è seguito subito dopo alla fase di registrazione del brano, e quindi abbiamo avuto l'onore di collaborare con questo nostro amico, che è Claudio Borrelli, molto bravo, un ragazzo del 94, e niente, con lui abbiamo pensato proprio a tutto, alla storia, ai luoghi dove girarlo, ai personaggi che ne hanno fatto parte, e quindi insomma siamo venuti poi alla fine a capo di questa situazione, dopo due settimane di riprese. Il mio stile è Cuba città, qui c'è il sole, fuori piove, molto presto la smetterà. Il numero ricorda un prodotto tipico locale.
Allora, The Rolling Leavers, che sarebbero i fegati arrotolati, ovvero il prodotto tipico di Torre Maggiore, che è appunto uno dei prodotti tipici, che è il torcinello. Tre linguaggi usati, sì, in questo brano: italiano, inglese e dialetto. Come mai avuto l'idea di fondere questi tre linguaggi? Allora, come mai? In realtà non c'è un vero e proprio motivo, anche se poi alla fine mi è suonato talmente bene l'idea di diffonderli che l'ho lasciato così. E ho cominciato a pensare a un botta e risposta, diciamo così, tra me e quello che in realtà è poi l'altra persona, tra virgolette, a cui mi rivolgo, che poi è la musica. Perché quindi, infatti, c'è la parte in dialetto che proprio fa questo dialogo tra me e la musica, ovvero dammi una mano a cost, quindi dammi una mano, avvicinati, stai vicino a me, e la musica mi risponde Stenger Roan, quindi sto arrivando, insieme siamo più tosti, quindi insieme siamo più forti, e la musica risponde pure i muri lo sanno, quindi pure i muri lo sanno. My brother. Perché appunto è un ripercorrere un po' tutto quello che io ho vissuto insieme alla musica, da quando avevo 7 anni che ho cominciato a suonare più o meno con il sax, fino a giorni d'oggi, che appunto mi sono ritrovato dapprima a Roma a suonare con gruppi molto, molto belli e molto importanti per me, di cui faccio il nome, i miei compagni Scasso, che mi hanno appunto riiniziato alla musica, perché ho lasciato per un periodo di 4-5 anni il sax, e quindi con loro l'ho ripreso, anzi ho ripreso a suonare e a studiare proprio sassofono, quindi da lì poi tutto il resto. Quindi è un inno alla musica, a tutto il percorso che ho fatto insieme alla musica. Poi ho capito in realtà, proprio venendo qui, l'importanza che ha il fatto di ritornare alla propria terra, perché comunque ritrovi gli amici, ritrovi i vecchi affetti, ritrovi la famiglia e ritrovi luoghi che hai sempre calpestato e hai vissuto durante l'infanzia e l'adolescenza. Ecco, dicevamo prima la campagna, per me la campagna, che è la campagna di mio nonno Peppe e mia nonna Maria, rappresenta veramente tutta la mia vita praticamente. Per esempio le scene al lago di Varano, che sono comunque dei territori che io ho frequentato sia da piccolo che poi da più grande, e quindi ecco, senza mai far riferimento a un oggetto o a una cosa in particolare che fa parte di quel luogo, per non rimanere territoriali, però abbiamo preso come scenografia i nostri posti qui in Puglia. Quando io ho scritto questo brano ho immaginato appunto un dialogo, soprattutto nella parte del dialetto, quindi un dialogo tra me e la musica. Che la musica, diciamo, per antonomasia si pensa a un personaggio femminile, e quindi l'idea mia era anche quella, se ne avessi avuto la possibilità, di far cantare quella parte a una ragazza. Poi fatto volle che a marzo scorso ci siamo incontrati con Quizia Spinelli, che appunto ha subito sposato l'idea di voler cantare questo brano una volta che l'ha ascoltato, e quindi da lì Perché non farle cantare questo brano, pure perché ha una bellissima voce, insomma, giovanissima. Non la posso più fermare, è un'energia che batte come i raggi del sole. Se prendi la mia mano si può andare lontano e niente ci può fermare. Chiudi gli occhi e non pensare, continua a camminare, a casa per se la giocare. Come un tuono quando fuori piove, il destino è segnato già. A lui dedico questa canzone e tutto quello che porterà. Se posso spendere due parole, perché è giusto che sia così, anche per l'attrice che è protagonista del video, che è appunto Elia Manna, ed è lei che rappresenta in questo video poi la musica, e quindi fa il suo percorso, sale le scale, fa parte di tutto il video, quindi è una storia a parte oltre a quella del gruppo, che poi finisce con questa bellissima cosa che è stata un'idea di Claudio, l'idea di mettere il vinile alla fine che gira, solo alla fine, una volta che mette il vinile non si ferma ma inizia proprio a girare, perché è proprio quello che voleva far significare Claudio, era
la musica non finisce qui per questo gruppo e in generale, ma inizia da qui per poi fare un bel percorso, speriamo, roseo. Pace, amore, quel che ci vuole, in ogni ostile Cuba città, qui c'è il sole, fuori piove, molto presto la smetterà. Innanzitutto noi abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram sulle quali ci potete seguire e appunto potete insomma sapere tutto di noi e soprattutto potete andare a vedere le notizie relative alle varie date che a breve pubblicheremo. E poi abbiamo un canale YouTube sul quale è stato pubblicato proprio ieri il nostro nuovo videoclip, a breve sarà anche disponibile su Spotify. Per quanto riguarda l'album, siamo in produzione, sì, da adesso diciamo a fine anno si presume che dovremmo riuscire a registrare il tutto. Io saluto Pizza Spinelli, che tra l'altro è la mia ragazza, sta a pescare, a sudare, a studiare, e saluto Lorenzo D'Amico alla tromba, mio fratello Giuseppe alle tastiere e Federico Piancone alla batteria. Saluto Claudio Borrelli, che è un grande, ci ha voluto bene e noi gli vogliamo un gran bene, che è il nostro videomaker. E saluto Sara De Santis, che ci sta curando la parte dei social, e saluto Lia Manna, che è appunto l'attrice che ha fatto parte del nostro videoclip, e saluto tutti quelli che fino adesso hanno seguito i Rolling Leavers, che ci hanno sostenuti e spero che ci continuino a sostenere. Un messaggio che tra l'altro lanciamo anche attraverso il nostro brano Stay With Me, che è quello di non arrendersi mai a nessuna difficoltà e credere nelle proprie passioni, perché solo così insomma si possono perseguire i propri sogni, anche quelli che sembrano troppo distanti. Invece se uno insiste e ci tiene e ci mette tutta la passione, sicuramente si ottiene tutto. Soffocato da questo calore, spero nel vento che soffierà, non se porta un messaggio di unione che caccia via ogni crudeltà. Pace, amore, quel che ci vuole, in ogni ostile Cuba città, qui c'è il sole, fuori piove, molto presto la smetterà.